Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo ad analizzare 5 album che, a mio avviso, hanno fatto la storia della trap in America. Non è una top 5, non li ho messi secondo le mie preferenze, ma ho seguito un ordine cronologico in modo tale anche da vedere e raccontare come la trap si è evoluta in tutti questi anni. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se non lo siete iscrivetevi al canale. Mi raccomando, cercate di supportarmi in tutti i modi, soprattutto se vi piacciono i video, condivideteli con gli amici, passate dai social in descrizione, le playlist e il gruppo Telegram. Partiamo dal primo, Trap Music di T.I., probabilmente anche quello senza il quale non ci sarebbe mai stato tutto questo. Uscito nel 2003, T.I. è stato il primo rapper ad aver associato la parola trap a music. Il termine trap già esisteva e deriva da trap house, che sono delle case abbandonate dove cucinano e vendono la droga. Lui è stato il primo ad aver provato a congiungere questi due mondi, dando un'identità musicale a quello che prima era solo un lifestyle. Il progetto inizia con un messaggio forte e chiaro: questa è una trappola, non è un album, non è un gioco, questa è una trappola. T.I. vuole far capire a tutti, soprattutto a chi è esterno a questo mondo, cosa significa vivere la trap life, che prima di flexare gioielli, collane e via dicendo, è uno stile di vita. Le persone nei quartieri poveri, con i soldi della trap, intesa come spaccio e non musica, ci sfamano le proprie famiglie. La produzione è stata affidata quasi del tutto a DJ Thump, amico e frequente collaboratore del rapper. Insieme i due, con questo album ma anche con i prossimi, hanno lavorato duro per portare la trap music al mainstream. Chiaramente, per quanto riguarda il sound, è parecchio distante da quella che oggi etichettiamo come musica trap, molto più legato al rap, ma al contrario nei testi c'è già tutto. T.I. parla della vita nelle trap house valorizzando gli aspetti positivi ma anche crocifiggendo quelli negativi. Insomma, quando si discute sulla trap o su chi ne è il padre, il suo nome di certo non può venire ignorato. Ma facciamo un piccolo salto temporale e arriviamo nel 2015, dove la trap inizia a essere molto più sdoganata e in generale ascoltata in più o meno tutto il mondo. Non che in questi 12 anni non sia uscito un lavoro trap fatto bene, altro che, basta solo pensare alle saghe Trap House e Trap God di Gucci Mane, ma durante quest'anno esce Dirty Sprite 2 di Future, un album che nel giro di poco tempo diventerà un manifesto, se non proprio il manifesto, per questo genere. Prima di allora Pluto non era apprezzatissimo da tutti, anzi era parecchio criticato, soprattutto per l'uso massiccio che faceva dell'autotune e anche perché per i canoni dell'epoca era considerato un po' troppo pop. DS2 è il suo primo lavoro puramente trap, banger su bangers, hit su hit, e in mezzo ce n'è anche qualcuna come magari Rich Sex, un po' più diversa e introspettiva. Il sound è decisamente più vicino alla roba che esce molti, anzi direi che ha gettato le basi per moltissimi rapper e produttori, anche perché vi assicuro che se questo album fosse uscito l'anno scorso nessuno noterebbe la differenza. Tra l'altro l'intero progetto, esclusa la sua Deluxe Edition, è stato totalmente prodotto da un certo Metro Boomin, con qualche beat coprod chiaramente, un ragazzo che negli anni a venire diventerà un'icona per quanto riguarda il lato musicale di questo genere. Se T.I. voleva raccontare la vita del trap rapper in tutti i suoi aspetti, la prospettiva in questi 12 anni è leggermente cambiata. Diciamo che si tende più a ostentare e in generale valorizzare gli aspetti positivi. Non a caso Future apre il suo album con "Ho appena scopato la tua troia in delle Gucci flip flop", ed è da qui in poi che i rapper hanno iniziato a fare gara a chi flexasse di più. DS2 però non è l'unico album che esce da Atlanta nel 2015, perché anche il signor Young Thug vuole avere voce in capitolo e droppa Barter 6. Un po' lo stesso discorso di Future, era un artista che ai tempi non era chissà quanto apprezzato, diciamo che entrambi si sono trovati in un momento di rottura, ripudiati per certi versi dalla propria generazione, ma destinati a diventare delle icone per quella che verrà. Musicalmente parlando, il discorso è un po' simile a quello di Future: autotune usato in abbondanza, soprattutto per il periodo, beat con bassi molto potenti e in generale ritmi ipnotici, e forse Barter 6 rispetto a DS2 ha un po' di musicalità in più. Young Thug in questi anni svolge un ruolo determinante più per il suo personaggio che altro. È uno dei primissimi rapper ad aver usato vestiti da donna, occhiali, gioielli da donna e quant'altro, e so che ad oggi può sembrare una cosa abbastanza scontata e superficiale, ma tenete conto che la mentalità ai tempi era tutt'altra. Andava di moda lo stereotipo del gangsta rapper con i baggy, tutto incazzato nero col mondo, e molti facevano addirittura barre omofobe e via dicendo, e invece arriva Young Thug che addirittura nel 2016 poserà per la cover di un suo album, Jeffrey, con un abito da donna, scatenando un inferno mediatico. Piccolo fun fact: sotto quel vestito Thug nascondeva una K-47, l'ha detto in un'intervista, non si sa se è vero
vero, non si sa se è una cazzata giusto per fare hype. Fatto sta che se uno è G lo può dimostrare vestendo i baggy, facendo tutto l'incazzato nero, oppure con un vestito da donna. Sempre lo stesso anno esce Savage Mode di 21 Savage in collaborazione col produttore Metro Boomin. 2015, 16 e 17 sono tre anni cruciali per lo sviluppo della trap. A livello di innovazione aggiunge poco a quello che già suoi colleghi come Future, Young Thug, Gucci Mane, chi più ne vuole ne metta, avevano già fatto o avevano già portato. Ciò che lascia di sasso di questo progetto è l'attitudine e la cattiveria con la quale è rappato. Young Savage, why you trapping so hard? Testi spietati in cui parla della vita di strada nella maniera più cruda possibile, associati ad un flow che prima di allora non si era mai sentito. Possiamo definirlo a mani bassissime uno dei più grandi mumble rappers della storia, e per chi non sapesse cosa significa, mumble deriva da mumbling, che tradotto vuol dire borbottare. Con questo termine sono stati etichettati tutti gli artisti che quando cantano non scandiscono proprio benissimo ogni singola parola, creando quasi un borbottio nelle loro canzoni. Questa credo che sia stata la sua caratteristica principale e ciò che ha affascinato un po' tutto il pubblico ai tempi. Parlando delle produzioni, c'è poco da dire in realtà. Metro, beat dopo beat, album dopo album e anno dopo anno è sempre riuscito a migliorarsi, diventando così ad oggi uno dei migliori producer americani nonché più completi. È un punto di riferimento per tutti i giovani producer che iniziano a muovere i primi passi in questo mondo. Arriviamo così al 2017, anno in cui esce Culture de Migo, primo capitolo della saga e anche il migliore vedendo quello che è uscito dopo. Ma perché è così importante? Per come la vedo io, questo è stato l'album che ha fatto esplodere la trap completamente nel mainstream, facendola sbarcare su ogni tipo di classifica possibile ed immaginabile. Basti solo pensare al primo singolo estratto, Bad & Bougie con Lil Uzi Vert, traccia che su Spotify ha più di 800 milioni di streaming e su YouTube il video ha 1 miliardo e passa di views. A differenza dei due capitoli che verranno, qui i Migos sono stati davvero bravi ad associare quantità a qualità. 13 brani, di cui almeno 10-11 sono hit. I loro tre stili si alternano e mischiano in maniera a dir poco perfetta per tutta la durata dell'album. I ritornelli super orecchiabili di Quavo, che in quel periodo ogni cosa che toccava diventava una hit, ma anche la potenza tecnica e lirica di Offset e Takeoff. E anche grazie a loro, se oggi la maggior parte dei ragazzi, soprattutto in America, hanno il sogno di diventare trap star. Partire dal nulla, dal proprio quartiere, da fare musica nello scantinato di casa, fino a diventare famosi, ricchi, pieni di gioielli, vestiti firmati e tutto, lasciando il proprio hood. Insomma ragazzi, oggi abbiamo ricostruito la storia della trap attraverso questi 5 album in particolare. Chiaramente questo sottogenere del rap ha origini molto più antiche, ma dato che video che ne raccontano la storia ce ne sono già in abbondanza sia in Italia che in America, il concept di questo video qui era ricostruirla attraverso questi 5 album. Se invece doveste farlo voi, quali 5 album mettereste per narrare la storia della trap, o in generale quali 5 lavori ritenete fondamentali per lo sviluppo di questo genere? Cosa ne pensate anche di quelli che ho selezionato io? Quale vi piace di più? Lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, io come sempre vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tutti i link delle playlist, del gruppo Telegram e quant'altro. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, con tutti gli appassionati di rap o trap che conoscete. Noi invece ci vediamo ad un prossimo Slat.